Ritorno a voi per riproporvi, o per proporvi questa volta, insomma, il sito che è in fase di realizzazione, cioè è stato praticamente realizzato, organizzato nelle sue varie pagine, adesso manca solo di essere implementato, insomma. Però la veste, diciamo, adesso c'è e anche la filosofia, insomma, sono in grado di dirvela con più precisione. Mi interessa perché c'è stato un lavoro dietro e perché lo ritengo uno strumento per utilizzare quello che è diventato il canale di YouTube, che è un canale molto complesso, insomma, perché c'è tanto materiale, insomma, adesso. Non tutto ugualmente è valido, non tutto ugualmente, perché ho già detto prima, insomma, un pochino facendo queste cose si cresce, ma insomma c'è tanto materiale, quindi è facile disperdersi se non si sa usarlo. E mi accorgo che anche guardando le discussioni di quelli che dei gruppi che si interessano di lettura, insomma, in qualche modo, come in realtà non ci sia la consapevolezza che esiste questo canale, che esiste questo strumento, che ripeto, ha alcune peculiarità che lo differenziano da altri. Soprattutto dai siti che offrono audiolibri, che non è proprio un canale di audiolibri, è qualcos'altro, qualcosa di un po' diverso e forse anche un po' di più, perché è un canale che permette un rapporto molto più personale, insomma, non è un magazzino che vende merce di altri, è una bottega artigianale in cui raccolgo prevalentemente cose fatte da me. E poi cerco anche di offrire del materiale che ho trovato fatto da altri in modo tale da arricchire l'offerta. Però, insomma, nasce da un qualcosa, nasce da un lavoro personale, insomma, quindi un lavoro ormai che dura da 7 anni. Secondo me c'era bisogno di uno strumento che potesse trovare una via per accedere al canale, oppure semplicemente per usare quello che c'è nel canale. Almeno le cose più importanti, più interessanti, e mi riferisco soprattutto ai romanzi completi, ai racconti lunghi, insomma, alle letture più interessanti, di utilizzarlo con più facilità, insomma. Perché secondo me è anche bello vedere la copertina di un libro, poterci cliccare sopra e poter entrare direttamente nella lettura. Cos'ha di diverso dagli altri? Che non, intanto non richiede un alloggiamento, non richiede di fare nessuna un lodging. Si entra direttamente, basta cliccare. Non costa niente, quindi non vi viene, non è un portale in cui vi si offrono dei libri e vi si chiede un pagamento. Potete utilizzare direttamente tutto quello che c'è. Lo potete anche scaricare e da questo punto di vista ho cercato di mettere nel sito anche un link ad uno strumento per scaricare il video in modo tale che potete avere già lo strumento per potervi scaricare il video che vi interessa. Poi, essendo questi video postati su YouTube, in realtà YouTube vi offre anche la possibilità, quando si tratta di una lettura lunga, di cominciare questa lettura, poi di interromperla e poi di riprenderla esattamente anche il giorno dopo, 2 giorni dopo, nel punto in cui eravate arrivati. Quindi se anche c'è un video che dura tanto tempo, è possibile riprenderlo senza dover ricominciare da capo. Cosa che se invece scaricate il file più difficilmente potete fare, perché difficilmente con uno strumento, insomma, con un lettore di MP3, se non lo suddividete in tanti piccoli file, ogni volta che se avete un file che dura 3 ore, ogni volta dovete ricominciare da capo, no? Se non le ascoltate tutte e tre in una volta sola. È completamente gratuito. Poi cerca di organizzare i file in modo tale da renderli immediatamente accessibili. Non dovete scaricare, che so io, un romanzo articolato in 30 file e ascoltarveli uno per uno. Insomma, avete un romanzo spesso articolato, a meno che non sia una cosa enorme, articolato in pochi video, quando è possibile in uno soltanto, quando si tratta di romanzi brevi.
in casi più complessi, in due o tre, poi in casi eccezionali come i fratelli Karamazov, come Anna Karenina, più video, ma sono sempre video di una certa corposità, insomma. Ho cercato anche di eliminare le immagini, cioè di tenere l'immagine che ne fa un video invece che un file audio, in modo tale che questa immagine non contribuisca a far pesare, quindi a far consumare giga, insomma, di abbonamento a internet quando si ascolta dal cellulare. Da questo punto di vista, il sito è un qualcosa che rimanda poi al canale YouTube, è qualcosa di collegato al canale di YouTube, però è un qualcosa che offre degli strumenti per poter meglio utilizzare un canale che altrimenti è difficile e a cui è difficile arrivare. Non lo so perché, ma in realtà molti che poi mi mandano o mi scrivono dei commenti di apprezzamento, insomma, trovano utile questa cosa, mi scrivono anche che ci sono arrivati per caso, cercando questa cosa, cercando cose altrove, insomma, ci arrivano per caso. Quindi, insomma, diciamo che nonostante che ci sia molte persone che stanno adesso avvicinandosi, è un qualcosa che viene scoperto casualmente. E quindi, siccome c'è questa casualità, volevo utilizzare gli strumenti possibili per far diventare meno casuale la casualità. E pensavo che avere un sito fosse utile da questo punto di vista. Un sito che, ripeto, è un luogo che poi rimanda al canale e vi spiega anche come usarlo ed è una cosa completamente gratuita, quindi non dovete pagare niente. C'è un tasto nel sito che prevede la possibilità di fare una donazione per il lavoro che c'è stato, insomma, chi vuole, ma è una cosa del tutto libera. È una cosa che se qualcuno vuole donare un euro con PayPal lo può fare, ma non ha nessun vantaggio in più di chi non fa nessuna donazione. Ok? Quindi insomma è una cosa libera, quindi non è a scopo, insomma non c'è un mercato dietro. Nel sito non c'è neanche pubblicità. Abbiamo utilizzato immagini che vengono dalle mie foto, insomma, dalle foto che ho fatto, che ho anche postato su Facebook. Quindi niente di altrui. Musiche, ne ho messo anche qualche piccola musichetta. Anche queste sono musiche di autori Schubert, per esempio, musiche suonate da me. Quindi anche questo non comporta debito nei confronti di altri. Insomma, il sito è fatto con materiale, diciamo, tutto artigianale, fatto in casa, preparato in casa. Allora, come si compone questo sito? Beh, c'è una pagina, no, di benvenuto, insomma. Poi c'è una pagina che raccoglie libri letti da me, leggo io. Questi libri letti da me sono per lo più libri integrali. Come ho detto nell'altro video, quando si tratta di racconti, a volte non è la raccolta completa, ma è un racconto unico. Però anche nel caso di questo racconto unico, che in sé è un racconto lungo, sono racconti letti integralmente. Quindi sono. Trovate le copertine, cliccate sulla copertina. E arrivate, vi si apre una pagina in cui c'è una scheda, una breve descrizione del libro e un link sotto che vi rimanda direttamente al video caricato su YouTube. Quindi linkate e entrate direttamente nel video e potete ascoltare la lettura. Per adesso ci sono più di un centinaio di titoli, ma diventeranno presto circa 200. Letture complete fatte da me. Il sito si chiama Leggo per voi, Walter Zanardi, Leggo per voi. La seconda pagina che vi si apre sono invece romanzi letti da autori diversi. Stesso procedimento, stesso meccanismo, insomma. Cliccate sulla pagina, vi si apre una finestra e questa finestra dà una breve descrizione del libro, una breve scheda del libro. E il link che vi rimanda direttamente al video postato sul canale di YouTube. Poi c'è una terza pagina che abbiamo pensato di dedicare
agli scrittori esordienti, cioè quelle persone che ancora non sono note nel campo dell'editoria, che non hanno una grande diffusione nel mercato librario e che magari mi hanno chiesto di leggere qualcosa di loro. Allora io mi sono prestato a leggere ad alcune persone delle cose, una poesia, qualche poesia, racconto, qualcosa. Di queste letture ho fatto una piccola, una pagina in modo tale poi da porle, da poterle mettere in evidenza, insomma, da poter trovare facilmente questi scrittori, anche perché, insomma, mi sembrava giusto avere un luogo dove se qualcuno mi chiede di leggere qualcosa di suo, di proprio, in genere, insomma, la risposta che ricevo è positiva, cioè coloro per i quali ho letto qualcosa sono contenti di questa lettura, la condividono, quindi insomma vuol dire che insomma è stata fatta una cosa carina, non lo so. Allora poi c'era la possibilità di avere, di postare questa lettura, di avere una pagina con una copertina in cui poi si possa ritrovare questa lettura più facilmente, quindi riconoscendo questi autori esordienti, per chi avesse interesse insomma anche a leggere qualcosa di nuovo, di non conosciuto, di non, diciamo che non riguarda i classici, tra virgolette. Poi abbiamo, dico abbiamo perché a questo sito ha lavorato una signora che ha fatto il design soprattutto del sito, no? Quindi mi ha dato una grossa mano e mi ha aiutato anche a caricare questo materiale, che non è facile, richiede tempo, insomma, no? E ho cercato di dedicare anche una pagina, che anche questa è in via di evoluzione, e che insomma è anche curata benino graficamente, secondo me, grazie a lei, dedicata ai bambini, che si chiama Per Bambini, perché ho visto che ci sono delle persone che chiedono se ci sono delle letture dedicate ai bambini. Allora io trovo che spesso letture dedicate ai bambini, e io ci vedo molto le fiabe, per i bambini, insomma, il mondo della fiaba è un mondo molto ricco per l'infanzia, anche se si crede superato, ma insomma, l'importanza delle fiabe l'ho già discussa in un video fatto un po' di anni fa. Allora, penso che le fiabe siano qualcosa di utile per l'infanzia. Allora, in questa pagina si troveranno prevalentemente delle fiabe, fiabe complete. Adesso abbiamo caricato alcune fiabe che ho letto dei fratelli Grimm. Ma ci sono poi tante fiabe tratte dalle fiabe italiane del Calvino che potranno essere caricate, poi fiabe di Andersen, poi via via. Insomma, quindi è una pagina anche questa che si potrà arricchire di volta in volta, anche su suggerimento, su proposte vostre. Poi ho dedicato anche una pagina a quelli che sono stati i commenti, diciamo, di apprezzamento o di critica che sono stati fatti rispetto a queste letture che voi trovate, insomma, non commenti che ho ricevuto sul canale di YouTube, insomma, no? E che testimoniano, insomma, dalla parte di chi ascolta, insomma, da parte di chi è utente di questo, chiamiamolo, servizio, insomma, testimoniano più o meno il gradimento, insomma, no? Quindi c'è questa pagina in cui potrete leggere dei commenti che sono stati fatti. Andando avanti, mi sembrava importante fare anche una pagina che ho chiamato istruzioni, insomma, e commenti, permetta di commentare direttamente sul sito e quindi di dire le vostre impressioni, insomma, cosa vi trovate, cosa correggereste, cosa migliorereste. Se la cosa è utile, se è una cosa brutta, infame da cancellare, da togliere del mondo. Cioè, scrivere le vostre impressioni sul sito, su come è costruito, sul materiale che vi presenta, ma anche le istruzioni, cioè come poi dal sito, una volta che entrate nel canale di YouTube, e quindi c'è il link che vi rimanda alla home del canale di YouTube, potete navigare per trovare il materiale. E fondamentalmente ci sono due vie, lo dico insomma. Una, nella home c'è un
una casella con scritto cerca. Allora, se voi andate su cerca e scrivete, non so, per esempio, scrivete il nome di un autore, mi chiamo Buzzati, vi compare la lista di tutti i racconti di Buzzati e anche poi troverete anche il deserto di Tartari, che so io, insomma, e tutto quello che c'è nel canale che riguarda Buzzati. Così potrete andare per autore, mentre se scrivete per esempio racconto troverete tutta una serie di racconti, se scrivete fiaba troverete tutta una serie di fiabe, se scrivete poesia troverete tutta una serie di poesia. Se scrivete il nome di un poeta, non so, D'Annunzio, troverete tutto quello che è stato letto di D'Annunzio. Quindi potrete utilizzare quel motore di ricerca per vedere se trovate qualcosa che cercate che vi può interessare nel canale. Poi c'è anche un'altra possibilità, nel senso che i video, diciamo più lunghi, quelli articolati in più file, romanzi, grossi romanzi, no? Parlo Anna Karenina, Fratelli Karamazov, Fidemoni, insomma, sono contenuti in playlist. Questa playlist raccoglie tutti i file di quel romanzo e li ordina dal primo all'ultimo, per cui voi quando andate su questa playlist, ascoltate il primo, poi automaticamente trovate anche il secondo, il terzo e il quarto, fino all'ultima puntata, fino all'ultimo video di quel romanzo completo. E allora anche all'interno delle playlist potete scorrere le playlist e potete vedere cosa contengono. Sono tante, ma sono comunque la concentrazione di un materiale organizzato. Ho cercato di curare nel canale anche le playlist. Darvi gli strumenti per poi navigare. Sempre in questa pagina troverete il link per questo strumento che vi dicevo prima per scaricare se c'è un video che vi interessa e non avete di ascoltarlo direttamente dal computer o dal cellulare, potrete scaricarvelo. Ho scritto anche che potete contattarmi se avete voglia di farmi leggere qualcosa di vostro. C'è questa pagina, no, dedicata agli autori esordienti, quindi io sono disponibile a leggere qualcosa di vostro. Ovviamente, se si tratta di cose non troppo lunghe, insomma, non fatemi leggere qualcosa che equivalga ai Fratelli Karamazov, perché ci vogliono 6 mesi e non, sinceramente non ce la faccio. Poi le vostre proposte, insomma, cioè adesso, insomma, questa cosa può essere, è una cosa abbastanza moderna, può essere una cosa dinamica. Ci sono suggerimenti che voi potreste darmi. Io, da questo punto di vista, sono anche disponibile ad aiutarvi per quello che ne so, per quello che so fare. Se qualcuno di voi vuole cimentarsi nella lettura, a fare una cosa del genere, nel senso di dirvi un po' qual è la minima attrezzatura, qual è il minimo bagaglio di software di cui dovete dotarvi. Accetto anche proposte di collaborazione che poi dobbiamo però studiare insieme, insomma, no? Perché comunque dovrete per fare questo attrezzarvi per leggere a casa vostra. Poi si possono anche organizzare eventualmente degli incontri per cercare di verificare questo lavoro, per chi è interessato, insomma, no? La lettura ad alta voce, insomma, la lettura espressiva, insomma, no? Capire un po' le modalità. Cioè, si potrebbero anche organizzare degli incontri. E questo è tutto da vedere, comunque. E si possono anche costruire dei video, insomma, non so, chi disegna e scrive dei testi, mi è stato chiesto, per esempio, no? Di fare un video che mette insieme immagini, acquarelli e un breve testo abbastanza essenziale, tale da creare una storia fatta in video. Poi la possibilità, per esempio, con gli insegnanti, questo l'ho detto, di leggere dei brani antologici, insomma, no? Quindi segnalare dei brani antologici che vorreste sentir letti e che possono essere degli strumenti utili al fine didattico. E poi anche consigli, insomma, consigli per far conoscere meglio questa cosa che comunque è utile, almeno mi scrivono, insomma, no? A persone che hanno difficoltà di vista, no? Che hanno difficoltà, oppure che sono anziane, che sono a letto, insomma, in tante situazioni, oppure che lavorano. È importante sentire una voce che legge.
Altra cosa che ho notato spesso, insomma, chi segue il mio canale si affeziona a un tipo di voce, a un tipo di rapporto. Qualcuno scrive, insomma, no, non è la stessa cosa che avere un sintetizzatore vocale. Attraverso la voce passano emozioni, passa un mondo, un modo di sentire. Ci sono delle cose che non possono essere riprodotte in un sintetizzatore vocale. E allora la lettura è un po' come l'interpretazione musicale, insomma, no? C'è la stessa differenza che c'è tra ascoltare un file MIDI o ascoltare un grande pianista in una sala da concerto su un pianoforte. Insomma, la differenza c'è, il file MIDI è una cosa fredda, piatta, non dice niente, insomma. Ma d'altronde, se si vuole sentire le note di quella melodia, basta anche il file MIDI, insomma, dipende, no? Dipende, però vedo che spesso chi ascolta audiolibri o lo fa abbastanza per abitudine, diciamo così, poi è molto attento, insomma, ha le sue preferenze per quello che riguarda il tipo di voce che narra. E lì le preferenze non sono diverse, insomma, i gusti sono diversi, insomma, però chi si affeziona a un certo tipo di voce in genere ha piacere poi di sentire quel tipo di voce, quel tipo di narrazione, quel tipo di espressione. C'è una pagina in cui, insomma, do la possibilità a chi vuole di fare una donazione, ma sempre assolutamente libera, che non offre nessun vantaggio dal punto di vista dell'uso del sito, dell'uso del canale di YouTube. Quindi non ci sono limiti per chi non dona. Soltanto la possibilità, se vuole dare un contributo, sa che sostiene una cosa che potrebbe essere utile, se non per lui, potrebbe essere utile magari per altri. Come dire, si possono fare anche delle cose che magari io non condivido, però so che se altri la sentono e per altri sono utili, insomma, con 1 euro posso anche sentirmi appagato nella coscienza di essere utile perlomeno a qualcun altro, di offrire a un altro la possibilità di godere di un servizio, insomma, chiamiamolo servizio. Poi sulla pagina finale, insomma, c'è chi sono, insomma, no, ci sono 2 notizie biografiche su di me e la possibilità, c'è le mail, insomma, la possibilità di mandarmi una lettera. Ovviamente ci sono i link per YouTube e per Facebook, per cui potete, chi vuole mi può contattare direttamente chiedendomi l'amicizia su Facebook. E il link per andare sulla home page di YouTube, dove appunto ho detto che ci sono questi 2 strumenti, cerca e playlist, che permettono di orientarsi meglio nel canale. Oppure poi la pagina propone gli ultimi video, la presentazione, queste cose qua. Questo per quello che riguarda il sito e la filosofia, insomma, che ha motivato la nascita di questo sito. Se ritenete che quello che vi ho detto sia una cosa utile, insomma, siccome per me adesso è difficile far girare questo sito, mi piacerebbe che poteste vederlo, che poteste commentarlo e magari suggerirmi anche eventuali correzioni, eventuali miglioramenti, insomma, no? Per far questo, trovo che la strada migliore sia che chi lo approva, insomma, chi lo ritiene uno strumento utile, lo condivida e possibilmente magari lo suggerisca ai suoi amici e lo faccia condividere anche dai suoi amici. Insomma, in questo modo potrebbe avere la possibilità di girare, di essere conosciuto e nel momento in cui è conosciuto, far conoscere meglio anche il canale di YouTube, insomma. Io ho pensato a queste cose, perché poi ritengo che nel canale di YouTube ci sono più di 5.000 video, alcuni sono da buttare via naturalmente, ma purtroppo io non riesco a buttare via parte della mia storia, no? E quindi tengo anche le cose che dovrei buttare. Noi siamo un po' fatti così, noi dico quelli che hanno il mio carattere, cioè non riesco a rinnegare del tutto il mio passato, anche se magari per qualche parte del mio passato non ho una particolare
considerazione, ma insomma ero sempre io, insomma, ecco. Quindi ho fatto anche quelle cose là che adesso non farei più, ma sono là, insomma, come gli oggetti che vieni raccogliendo un po' durante la tua vita, no? E che sono lì, insomma, testimoniano, ci sono quelli che si disfano completamente del loro passato, no? Delle cose tengono la casa pulita come io ho una casa che sembra un museo perché raccolgo, tengo le cose che mi hanno legato, insomma, in tanti momenti della vita, insomma. Mi piace sentire la mia vita come un unicum e da questo punto di vista gli oggetti ne fanno parte, ne sono la testimonianza. Ovviamente gli oggetti che sono, a cui con i quali c'è un legame emotivo, insomma, no? Gli altri oggetti no, si possono anche buttare. Chi condivide, insomma, chi sente, ha l'impressione che questa cosa sia utile o l'ha trovata utile per sé, ecco, lo condivida questo canale. Ecco, mi dimenticavo di dirvi che sulla home di YouTube, se voi andate su informazioni, trovate anche il link per il sito. Il sito si chiama Leggo per voi e quindi basta soltanto cliccare sulla informazioni della home di YouTube e da lì voi potete vedere il link del sito ed entrare nel sito. Il sito può essere uno strumento rapido, immediato, perché è anche bello, secondo me, come essere. L'ho già detto, essere in una libreria e vedere le copertine dei libri, avere le copertine dei libri davanti, no? E cliccare e già entrarci. Completamente gratuito, non dovete fare nessun account, non dovete fare niente se non due clic. La differenza con i portali di audiolibri, per cui io non, ho scritto Leggo per voi, insomma, non, come dire, non sono tanto audiolibri perché non sono fatti in veste di audiolibri in cui si legge la copertina e la quarta, il risvolto di copertina, tutte le formalità e sono le cose. No, sono, si entra direttamente nel testo dalla prima pagina all'ultima quando si tratta di lettura integrale, insomma, no? Cercando di eliminare tutto quello che c'è di superfluo, insomma, comprese le musiche spesso, insomma, quando sono lunghe oppure che occupano grossi spazi in mezzo per certi file che avevano queste musiche. Quindi cercando di fare di queste cose, di queste letture, un qualcosa che sia fruibile nel modo migliore possibile in rete, quindi non fatte per essere messe in un CD o in un DVD ed essere vendute e quindi essere l'esatta corrispondenza vocale di tutte le parole che ci sono scritte nel libro, ma diciamo così che è una sintesi artigianale, sempre artigianale, quindi diciamo l'audiolibro è invece una cosa più professionale, no? Più di mercato, insomma, no? Qua è una cosa artigianale che permette a chi ha voglia di ascoltare un libro e non gli dispiace la voce che lo legge, può farlo direttamente, senza nessuna spesa, senza nessuna difficoltà per entrare senza nessun certificato da portare che dimostri che, per esempio, è ipovedente o queste cose qua, senza nessun atto se non quello di usare il mouse e di fare due clic, o per chi riesce a entrare anche dal cellulare, toccare lo schermo. Grazie, questo volevo dirvi. Spero di essere stato chiaro. Se non sono stato chiaro, per quello che riguarda l'uso e il senso del sito, scrivetemelo sui commenti. Io cercherò di spiegarlo o di rispondere ai quesiti che ancora rimangono aperti. E ripeto, se potete, aiutatemi a diffondere il link di questo sito. Sempre se condividete la filosofia è quello che ho cercato di spiegarvi. Grazie, un saluto.